Una semifinale che ha il sapore del riscatto e del desiderio di vittoria. Entra nel vivo la sfida di Prenditi cura di me, il reality di 8 Channel TV, nel cuore di Napoli, al Caravaggio Sporting Village. Qui a Fuorigrotta la seconda fase, quella delle semifinali, quella ormai delle scelte che si fanno decisive per scegliere quelli che saranno i 10 concorrenti. Ma non mancheranno le sorprese in questo reality che ha il sapore della rinascita. Una nuova puntata, ma anche il racconto della prima, in cui abbiamo conosciuto tanti personaggi, tante storie, tanti dolori importanti e anche tante emozioni. Per questo vi raccontiamo per pillole quello che è successo nella prima puntata. Tu sei molto popolare. E sui social è un'apparenza. E chi vorresti essere? Bruco, Crisalide o Farfalla? Farfalla, spero. E come la immagini questa farfalla? Perché sui social sei molto farfalla. Fallona. Se mi fate tornare in forno faccio un festone e vi invito tutti. Senza aggiungere altro direi di sì, va bene per me. Leggo una forte voglia di cambiamento. Io non vedo questa forte voglia di cambiamento. Ho passato mesi a letto, senza mai alzarmi. Le mie figlie mi venivano a tirare dal letto. Ricordo bello che hai con papà. Il giorno prima che morisse praticamente lui era in camera di mia e amava cantare e abbiamo cantato insieme. Se hai delle teorie mettile pure in pratica e non venire qua al programma. No, se hai una richiesta porta la richiesta. L'ha fatto perché voleva conquistare te. Ma la prossima volta quando ma è difficile, ma secondo te metterti dall'altra parte, cioè io ti dico che è difficile mettersi dall'altra parte a sentirci e a dirci a giudicare, cioè nessuno vuole essere giudicato. Mi ricordi tanto una persona che fa parte della mia vita e quindi mi voglio prendere cura di te. Di me stesso, cioè credo che sia difficile un po' per tutti, perché sono sempre quello che si prende cura degli altri, quello che è una roccia per gli altri piuttosto che per se stesso. E quindi questo mi ha dato, cioè il fatto di presentarmi qui mi dà la motivazione per dire è arrivato il momento che gli altri vengono dopo di me. Non si tratta di egoismo, credo che sia più amor proprio. Per la parte della nutrizione, io non so mangiare, cioè mangio malissimo. Da un po' di anni mi sono approcciato alla palestra, per cui non mangio carboidrati, mangio malissimo, cioè uno yogurt alla colazione, qualche mandorla durante la giornata, mangio pesa di tacchino agli USA, quindi è come se stessi in una iperproteica sempre, quindi credo che c'è qualcosa che non va, anche perché non perdo peso e resto sempre uguale più o meno. Per la parte della palestra credo che già facendo un percorso, probabilmente avendo una persona al mio fianco che mi spiega anche gli esercizi come vanno fatti, l'approccio alla palestra come va fatto, io mi alleno praticamente 3 giorni alla settimana e nel weekend invece vado a sciare, quindi comunque faccio tutti i giorni mi alleno praticamente. E quindi anche questo credo che sia sbagliato, anche per un'integrazione di, non so, di proteine, cose del genere che non faccio, quindi anche questo mi potrebbe aiutare nel e mettere tutto insieme, stare sia bene mentalmente che con il fisico. Questo grazie. Io sono qui per un percorso che un percorso che voglio proprio farlo, perché ho visto questo Prenditi cura di me, sono andato a vedere, ho capito che c'era un psicologo, un nutrizionista, un personal trainer. Chi meglio di voi può aiutare una persona che ha avuto problemi con l'obesità, essere sempre, tra parentesi, no, bullizzato, perché io da piccolo forse ero io che bullizzavo, perché ero
un ragazzo molto che mi facevo trasportare più che altro, perché non ero di una famiglia che di quel genere, cerco di farmi capire, quel genere lì, però venivo trascinato da persone non buone. Percorso psicologo a me serve proprio perché vita familiare, come ho detto nel primo step con mia moglie, tanti discorsi, anche oggi mia moglie non mi supporta questa cosa che sto facendo, anzi. Hai mai fatto sport? Sì, ho fatto sport, ho giocato a calcio fino ai miei 22 anni. Giocato a livello professionistico, però poi sempre per problemi poi che non sono stato supportato dalla mia famiglia su quel lato lì, sul calcio. Io ho giocato con la Nocerina, con squadre importanti. Poi a 22 anni ho deciso di staccare lì e dedicarmi solo al lavoro, a vendere, perché poi avevo bisogno di lavorare. Brevemente, perché Francesco dovrebbe... Francesco, come ho detto pure l'altra volta, Francesco a me serve perché non so allenarmi. Mi alleno 4 volte a settimana, ma non mi so allenare. Forse sbaglio pure gli esercizi. Di qualcosa, guardando anche la telecamera, tutte le persone che hai bullizzato, vediamo se realmente qualcuno riesce ad arrivare. Ragazzi, io vi chiedo umilmente scusa se quando eravamo piccoli vi ho bullizzato con il mio... farmi fare i compiti a posto mio, non avete idea che ho fatto. Vi chiedo scusa. Oggi sono cambiato, anzi venitemi a trovare e prendiamo un caffè insieme, ci stringiamo la mano e vi voglio sempre bene. Non riesco a portare a termine un obiettivo che ho in testa da anni, perché io ero una magra, ero 53 kg un po' di anni fa, e malgrado sia ingrassata negli anni io mi vedo, cioè non riesco a vedermi grassa come sono diventata. Forse chi è grasso da piccolo rimane sempre grasso pure quando è dimagrito, io ho continuato a vedermi magra. Mi rendo conto di quello che sono diventata nelle foto, no? Dico, ma questa non sono io. Ho fatto vari tentativi, buoni propositi, ho fatto anche un'altra cosa di cui ho parlato pure l'altra volta, e nemmeno con questa ho raggiunto quello che volevo fare, nel senso che ho messo un palloncino gastrico, ho detto è l'ultima spiaggia, sicuramente avrò lo stomaco pieno, non ho fame, eccetera, ma questa mia fame, questo bisogno di riempire forse qualche vuoto, non so perché ho sempre fame, ma ho bisogno sempre di ingerire qualcosa. Fumavo tanti anni fa e quindi ho cominciato a ingrassare quando ho smesso di fumare, perché ho avuto una polmonite molto grave, quindi smisi di fumare. E questo bisogno di chiudere, di mettere qualcosa, portare qualcosa alla bocca, l'ho portato col cibo. Mi carico, perdo i primi chili, mi vado, poi mi fermo. Adesso sono già spompato perché avrei dovuto perdere 20 chili a questa data, perché ho messo questo palloncino a novembre, mi era stato garantito, perdi 20 chili, ne ho persi 10 e non vado oltre. Vuoi partecipare a questo programma perché? Perché ho bisogno di qualche altra cosa, perché dovrei associare il movimento che non faccio, vorrei capire perché ho bisogno di riempirmi sempre di qualche cosa e di farmi del male. Il tuo bisogno, ad esempio, psicoterapico, abbiamo capito il problema con l'alimentazione, però proprio l'esigenza, la fragilità, il dolore, qual è? Il dolore principale è che comunque, malgrado abbia fatto, diciamo, dei grandi passi rispetto al passato, non riesco a volermi bene fino in fondo. Comunque non riesco a pigliarmi cura di me come obiettivo principale della mia giornata, vengo sempre dopo. Penso che di base ci sia un non volermi bene, nel senso che ho fatto anche un breve percorso dove mi diceva dovresti lavorare sull'autostima, in quanto tutto ciò che inizio poi alla fine da sola poi mi fermo. Dovresti o dobbiamo lavorare sull'autostima? Per fortuna ci sono stati degli eventi della mia vita che sicuramente mi hanno aiutato da questo punto di vista, quindi mi sento pronta per un'esperienza del genere. E anche per conoscere un po' i miei limiti, perché nonostante la mia età io non mi conosco bene. Per ansia e mi piacerebbe molto fare un percorso, in quanto mi sento pronta, non mi spaventa la tipologia di dieta. Ne ho fatte, quindi sono pronta anche per te nel caso dovessi passare. Per quanto riguarda Francesco, il paradosso, sempre stata tonda, sempre stata molto agile, quindi io facevo anche palestra 5 giorni su 6,
mi piaceva da morire. Poi negli ultimi 4-5 anni, un po' per il ginocchio, un po' per altri motivi, quindi non mi sono più allenata. L'idea di vedermi diversa, quindi questo è, 50 anni si può ancora provare. Non mi è arrivato poi il tuo bisogno, riesci a dirmi qualcosa in più? Questa condizione, che non sarà gravissima, però per me lo è, e mi ha comunque limitato in tante cose, nel sociale, nel lavoro, nelle scelte proprio di vita. Anche cose che mi sarebbe piaciuto da morire fare non le ho fatte perché non mi sentivo adeguata. Quindi sarebbe per me una vittoria, ma proprio per me stessa. Tu devi rivolgere l'attenzione su di te con maggiore amabilità. Sì, questo sicuramente, certo. Questo manca. Manca. E non mi devi aiutare. Mi sbaglio. Manca, cioè non manca. Ti ami? No. Ok. Ma se non stavo qua. È chiaro. Ciao che a tutti. Nella borsa? Nella borsa? Oggi ho portato me stessa. Brava. Sì, non ho portato nulla se non me stessa. Io, come ho detto l'altra volta, mi sono iscritta a questo programma perché ho veramente bisogno di svoltare la mia vita, ho bisogno proprio di ritrovarmi, perché mi sono persa nel corso soprattutto degli ultimi 2 anni. Come ho già detto, da quando ho perso il lavoro praticamente non ho capito più niente della mia vita. Nel frattempo mi sono occupata dei miei genitori, continuo ad occuparmi purtroppo dei miei genitori, dico purtroppo perché loro mi impegnano praticamente tutta la giornata e quindi non c'è mai tempo per me stessa. E quindi io sono caduta proprio nel baratro più totale, cioè non mi vedo più, non mi guardo più allo specchio, non sono più la Terry di una volta, sorridente, felice, attiva. Io sono sempre stata una molto sportiva, cioè palestra veramente tutti i giorni. Vivendo da sola riesco a fare, riuscivo a fare una vita abbastanza tranquilla, abbastanza comunque con un'alimentazione pulita, riuscivo a curarmi di me stessa, a prendermi cura veramente di me. Adesso no, vivendo con i miei purtroppo, cioè, è tutto sballato, quindi mangio più volte al giorno, mangio malissimo, mangio per nervosismo, quindi io mi rendo conto, no, che spesso capita che delle volte pure la notte mi sveglio perché mio padre magari si è svegliato, poi invece però di... come ti senti? Mi sento sempre in colpa naturalmente. Rapidamente, 3 slogan della vostra vita. Il slogan della tua vita, una frase, qual è? Tutto si aggiusta, mai dire mai. Il mio è sempre stato vivi e lascia vivere. Le sorprese iniziano a diventare l'ingrediente speciale del reality già dai primi casting e così succede che Imma e Monica diventano un unico candidato concorrente. Una coppia che dovrà dare prova dell'efficacia degli insegnamenti dettati e suggeriti dai coach per poter emergere e riuscire nel nuovo appuntamento. Ognuno di voi ha rappresentato un motto, un proverbio, qualcosa che nella vita le rappresenta. Ma io credo che uno dei miei motti preferiti, ne ho tanti, è quando si spezza un equilibrio si aggiusta una vita. Quindi in qualche modo noi avevamo pensato di spezzare un po' gli equilibri, abbiamo pensato di dare magari l'opportunità a entrambe di passare al prossimo casting, però con una soluzione dove reciprocamente potete dare l'una anche all'altra. Insomma, li rivediamo insieme a Brosanna. Sì. In realtà si ragionava sul fatto che Imma è una persona di cui è venuta fuori l'emotività e in te un po' la rigidità, la razionalità, e quindi emotività, razionalità, ci inventiamo una coppia, insomma, una trasmissione è quello dove ci si può inventare qualcosa. Non dovete per forza stare insieme, però pensiamo che vi potreste supportare e sopportare a vicenda. Imma la vedo preoccupata. È veramente un grande vantaggio perché... Essere in coppia? Sì. Perché vi aiuta a avere come se fosse un sostegno H24. Effettivamente ci potremmo completare perché non vedo nulla in comune tra me e lei, quindi... parlatene! A parte, diciamo... Parlatene e poi capirete se abbiamo individuato questo elemento di unione. Sessione si apre quella dedicata a Luca, Giuseppe e Dania. Giovanissimi e social sono pronti a raccontarsi. I nostri social influencer.
Luca, perdonaci, hai omesso un elemento importante di te nella, al casting. E noi andiamo a vedere tutto. Okay. Come mai hai omesso questo dato importante di te? Beh, forse perché è da lì che nasce un po' tutto. Sì, ho le varie esperienze, le varie delusioni nel mondo artistico, quello che è successo un po'. Perché io ho vissuto 2 anni in Messico e facevo musica lì. E praticamente ho avuto tante proposte, anche tante delusioni, tante porte in faccia, però sono successe cose un po' che mi hanno fatto indietreggiare, mi hanno portato a pensare che forse non fosse la giusta strada. Vuoi cantarci in spagnolo, tra l'altro? Un mio pezzo? Sì, quello su YouTube con quell'artista internazionale. Mi devo alzare? Come chiedere? Vai, canta. Tu me levas como el sol, te inviti a mi habitación, una noche de pasión muy loca. Dame duro, 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 dame suave, 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 que mi corazón ya no quiere amor, quiere que me den hasta que sienta que me voy. Dame duro, 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 dame suave. Grazie. Siamo X-Factor qui. Quando poi resto da solo con me stesso, poi non mi piace quello che faccio, come dirigo la mia vita, insomma, non sono contento di me da solo. Qual è il nudo della tua vita, un blocco che tu hai vissuto, che io dovrei sciogliere con te? Allora, come dicevo prima, ho vissuto 2 anni in Messico e lì è come se avessi acquisito tante consapevolezze sulla vita, mi rendo conto che questa cosa mi ha portato ad avere tanti blocchi, tante insicurezze, tante paure, che ad oggi non so... Non ho gli strumenti per poterli affrontare, sono rimasto un po' indietro in questo senso. Quindi, ma cosa? In che senso? Qual è il dolore, il trauma che hai? Non è chiaro. Beh, sono stato abusato e quindi questa cosa pure un po' me la porto. E questo è successo tutto mentre appunto facevo il mio progetto. Non lo so, forse per un po' di ingenuità non mi sono reso conto di essere circondato di persone poco... affini a quello che voglio fare, quindi questo, cioè varie cose, cioè è come se... Perdonami, è importante fermarsi quando c'è una tematica così importante. Sì. Parli di abuso, è stato un abuso fisico, emotivo, fisico ed emotivo? Fisico. Ok. Sì. Quindi credo che ad oggi ho come se avessi creato degli escamotaggi con me stesso per non pensare a quello che sia successo. Però credo che comunque fondamentalmente non l'ho mai superato questo aspetto. No? Chiaro, non puoi farlo da solo, no? La mente si predispone per un'elaborazione così traumatica. Spesso c'è un meccanismo che è la dissociazione che consente alla persona di inserire l'evento in un cassetto e di lasciarlo lì. Quindi al momento tienilo ancora nel cassetto e torna sull'aspetto nutrizionale e magari anche del fitness. Che miglioramenti vorresti avere dal punto di vista nutrizionale? Sicuramente il tipo di vita, diciamo, che conduco, non mi per, cioè nel senso credo che tutto dipenda anche da un benessere, diciamo, mentale, e quindi questo credo che da un punto di vista nutrizionale non ho, anche in quel senso mi prendo cura di me stesso, cioè mangio un po' quello che mi capita, ad orari anche un po' sballati, delle volte sono insonne, quindi mangio anche di notte, anche schifezze, e, non so, domande, vado avanti. Fisico, cosa ok, bene, anche in quel senso non mi trovo piacevole alla vista. La motivazione principale è che io ovviamente sono al contrario di lui, ho una vita sfrenata, quindi vorrei avere un capire me stesso e avere una consapevolezza di quello che voglio fare nel migliore dei modi, cioè riuscire attraverso voi professionisti a avere un approccio diverso dalle mie giornate che sono un caos. È una... Ma nello specifico terapia, nutrizione, allora, sì. Personal trainer? Allora, vabbè, personal trainer io svolgo molta attività fisica, però non riesco ad avere delle giornate in cui mi dedico al mio corpo e quindi vorrei avere, diciamo, un piano. Ho sempre sofferto di fisico, cioè io da bambino ero molto magro, quindi venivo preso in giro a scuola, facevo danza. Una situazione un po' particolare. Col passare del tempo ho avuto una mia consapevolezza del corpo, quindi
è importante secondo me l'aspetto fisico che voglio migliorare, poiché in definizione voglio essere ancora più consapevole del mio corpo. E per quanto riguarda la nutrizione, posso dire che io mangio sano, a parte, però sfrutto, cioè, le calorie, tutto quello che mangio lo sfrutto, mangio, vado, esco, mangio, quindi non assimilo niente. Quindi secondo me potrebbe essere molto utile avere un piano affrontato con un personal, secondo me potrebbe essere un aiuto che ho necessità nel farlo. Per quanto riguarda invece l'aspetto psicologico, io sono uno molto ansioso che fa tanto, e ad un certo punto della vita secondo me bisogna anche fermarsi. Ho sofferto tanto, però voglio avere, voglio prendermi un blocco, cioè sì, una... Tu fai così, no? Arrivi, tiri fuori l'emotività, poi ti fermi e non la condividi. Arrivi, mostri l'emotività e ti congeli. Questo non lo possiamo accettare. Partendo da un punto di vista della terapia, diciamo, ho tanti nodi da sciogliere. Dimmi, uno forse dei più grandi, scusatemi, è la mancanza che è venuta 7 anni fa di mio nonno, che mi ha cresciuto, poiché a 3 anni mi si sono divorziati e mia mamma ha avuto un'incidenza e quindi sono stata solo con nonno. Aspetta. Quando è venuto a mancare 7 anni fa, io da lì non ho capito più nulla, io mi sono persa ed è stato da lì che ho iniziato ad avere problemi di tiroide e quant'altro. Non si capiva che avessi, stavo sempre in ospedale e una psicologa mi disse che ho fatto un percorso ma non è servito a niente, mi disse che era per colpa di nonno, che io, cioè per quella grande perdita che avevo avuto, che non mi ero più ripresa. Perché non è servito il percorso? Perché io non riesco a parlarne, cioè come parlo di lui, io mi sento proprio rompermi. Da un punto di vista fisico, nutrizionale, diciamo, mi impegno a mangiare bene, ma non ci riesco più di tanto. Mangio, so quello che devo mangiare, ho le liste di quello che posso, non posso mangiare, ma restano lì, ecco. Inizio e poi dopo un giorno la smetto, non ho più quella forza. Mi fa piacere che hai accolto la sfida dell'acqua, sì, e sì, che tu ci sia riuscita, no? Cosa che tu dicevi, no di non stato... Non riuscire a... Accolta tutti, infatti stiamo proprio scoppiando. Ho usato. Da un punto di vista fisico, le mie gambe, come già dissi, sono il mio più grande tormento. Non le sopporto, non mi piacciono, mi fanno vedere sbagliata. Il coraggio è quello che ci vuole per alzarsi e parlare. Il coraggio è anche quello che ci vuole per sedersi ed ascoltare. Un aforisma prezioso che racconta l'ingresso di Agnello, Carlo e Davide. Il loro racconto ribalterà le valutazioni dei coach giudici. Due di loro dimostreranno di aver fatto tesoro dei primissimi consigli dei giudici. Io ho bisogno di essere seguito perché... voglio migliorarmi, ho capito che da solo non riesco a farcela e ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano. Quali sono insomma i problemi che rappresentano la tua persona? Poca motivazione, cioè è poca costanza. Quando inizio una cosa, sì, la inizio con molta grinta, però poi mi arrendo subito. Quindi penso che attraverso questo programma potrebbe darmi una mano la costanza. Penso che una buona alimentazione aiuti molto la psicoterapia, infatti chi mangia sano penso non abbia tanti problemi nell'insicurezza e altri problemi vari, tipo cali di motivazione e tutto quanto. Quindi penso che anche per questo sia uno dei motivi per cui mi sono iscritto, per cui voglio provare a mettermi in gioco. C'è anche bisogno dell'allenamento, dobbiamo allenarci, dobbiamo muoverci. Allora penso in primis che tra i tre sono quello più idoneo a questa trasmissione, proprio oggettivamente vedendoci, fisicamente soprattutto, perché per una valutazione fisica. Di motivazione, ti dico la verità, mi sarebbe piaciuto, no? La voglia di entrare, sì, fisico, con tutto il rispetto degli altri, però fisico, nel senso... Magari ce lo vuoi dire. E poi penso che...
non è solo l'alimentazione a portare problemi mentali, oppure ma anche il passato e determinate cose che ti segnano. Come, visto che ho molte cose che non riesco a... non so nemmeno io da dove provengono i miei blocchi mentali, può darsi problemi del passato, problemi di non accettarmi. Nel livello, vabbè, alimentare, penso che, come ho detto l'altra volta, che ho non bisogno di più. Fitness, non saprei manco da dove partire, perché non so nulla e non so fare nulla, quindi non saprei manco il mio grado di resistenza. Quindi partire completamente da zero, lo voglio fare sicuramente, perché secondo me penso sia una delle cose più importanti, perché ti modella il corpo, ti modella e poi diventa anche un'abitudine, uno stile di vita. Vedo molti palestrati che comunque da quando iniziano cambiano proprio completamente lo stile di vita, quindi a me piacerebbe farlo. E... l'importante è che ci voglia essere la capacità di mettersi in gioco, non è importante fare un allenamento che ti va a distruggere, no, l'importante è che un allenamento rappresenti una sfida per te. Ieri ho avuto la fortuna di parlare con una persona che è stata seguita da lei. E, spero un bel percorso. Sì, e rispetto all'altra volta in cui sono venuto qui ho più chiaro qual è l'obiettivo di questo programma. Da quando sono venuto qui ho cercato di essere più costante con la palestra e sono arrivato, diciamo, a conoscerlo meglio, anche perché poi c'è stata una coincidenza e praticamente ha fatto tutti i corsi lui questa settimana, e quindi diciamo si è aperto un po' con me, mi ha raccontato questa sua esperienza e mi ha molto colpito. Cioè, io vengo da uno switch, diciamo, di vita recente, e dopo questo non sono riuscito a, diciamo, a trovarmi bene con me stesso. Cosa è successo? Praticamente avevo un bel gruppo di amici e, diciamo, dopo il Covid, con l'inizio di una relazione, ci siamo parecchio allontanati, quindi a un certo punto mi sono trovato praticamente da solo e sto pensando, cioè ho iniziato a pensare prima a me. Io avevo il problema, diciamo, di pensare prevalentemente agli altri, cioè ero sempre presente per tutti e loro adesso hanno notato tutti quanti la mia assenza, in quanto io ero troppo presente. Adesso sto iniziando a pensare prima a me e dico che mi sento più soddisfatto della mia vita, e credo che con i vostri consigli dal punto di vista della palestra, non per poter dimagrire, ma dal punto di vista di una felicità interiore, cioè perché quando seguo il corso mi sento soddisfatto, ma non perché brucio le calorie, perché è una distrazione dalla normalità, dalla... È chiaro, è come se tu avessi trovato già la chiave per poterti prendere cura di te in qualche modo, no? Sì, cioè è stata un'illuminazione, è successo proprio ieri sera. Se dovessi scegliere se entrare tu o la tua ragazza? Preferisco che entri lei, perché sotto questo punto di vista dell'essere, diciamo, felici, cioè felici è un parolone, però dell'essere sereni con se stessi, lei è un passo un po' più indietro, quindi diciamo da fidanzato le cederei il posto. Allora, cari candidati, giudizio unitario, e ve lo facciamo raccontare da Assia, perché la scelta è stata univoca tra mente e corpo. In realtà noi abbiamo scelto Carlo tutti insieme perché ci sei piaciuto sotto tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista nutrizionale, il fatto che comunque tu abbia già iniziato questo percorso, dal punto di vista fisico che hai voglia di fare questo risveglio muscolare, insomma. Chiamiamolo così. E anche dal punto di vista psicoterapico. Gli altri, poco entusiasmo dal tuo punto di vista, nel senso sei venuto qui, però rispetto all'altra volta c'è, cioè, come se non fosse cambiato niente, ci aspettavamo un po' più di grinta probabilmente. E dal tuo punto di vista in realtà forse già hai tratto le conclusioni del tuo benessere, come se questo percorso non fosse adatto a te perché già l'hai fatto da solo, e quindi abbiamo scelto solo Carlo.
Alessandra e Rebecca si incrociano in questo secondo casting. Tenerezza, sensualità, dolcezza, senso di smarrimento. Ognuna di loro saprà raccontarsi e anche in questo caso la sorpresa sarà vedere entrambe desiderose di raccontare le loro prime evoluzioni interiori avvenute grazie al primo incontro. Perché fare questo percorso? Sicuramente per mettermi in gioco, nel senso per anche per scoprire qualcosa di me che non mi è così familiare, diciamo, che tengo all'oscuro, che faccio finta di non avere. E da lì poi parte tutto, nel senso che raggiungere una serenità e una consapevolezza porta poi a volerla raggiungere anche in altri ambiti, che siano questo la nutrizione, che è un mio grande problema, perché non so, probabilmente anche per una questione psicologica, non so dire di no, non so il fine settimana la pizza più grassa, più sporca, più con il croquet sopra, con la frittura sopra, non so dire di no, e quindi invece magari posso scoprire qualcosa di più, diciamo, di gustoso, ma che non mi faccia male fisicamente. E la palestra, il personal trainer, perché in realtà ho già iniziato un percorso, nel senso che sono iscritta in palestra, e ho avuto difficoltà a ingranare. Tu sei molto determinata, no? Era l'aspetto che era emerso l'altra volta, era quasi l'uomo della coppia. Sì. Oggi invece mostri più la tua vulnerabilità, sei un po' più timida, si vede, sei un po' colorita, no? Nel viso. Sì, perché se lo devo fare, lo devo fare. Io sono una ragazza di 22 anni con un passato un po' burrascoso, tipo che, vabbè, diciamo che gli ultimi anni per me non sono stati facili. Ho superato la rottura con il mio ex, dove tuttora ancora la porto. Non capisco perché, dopo averlo trovato a letto con un'altra donna. E questa cosa mi ha portata ad avere una crisi con me stessa e a non capire io realmente chi fossi, se fossi io il problema, se è stato dipeso da me. Ho iniziato ad odiarmi, ho fatto un percorso con una dottoressa, una psicologa, non l'ho completato perché pensavo di potercela fare anche da sola, ma così poi non è stato. Anche perché appunto è una cosa che tuttora mi porto, che mi ha reso insicura. Ho avuto problemi appunto col mangiare, per 2-3 mesi non riuscivo a mangiare, poi dopo mi sono data l'alcol, dove cercavo riparo, ma alla fine il problema non passava, era sempre là. Ti volevo chiedere, tu come vivi il rapporto con le altre donne? Non nutro gelosia, sono del parere che le donne si debbano aiutare a vicenda, sono molto femminista. Perché io dovrei prendermi cura di te dal punto di vista del fitness e dell'attività fisica? Perché io vorrei cambiare, non mi sento al mio agio, non sento di appartenere a questo corpo. Mariglena e Pia portano all'interno del reality temi importanti, dolori forti che fanno parte del loro vissuto, esperienze che hanno a che fare con l'assistenza a persone che loro amavano e che si sono ammalate. Dalla separazione con il padre di mia figlia ho affrontato una serie di difficoltà spirituali, se possiamo dire, dell'animo. Ho fatto l'errore, che poi adesso ho capito che è stato un errore, di tornare in famiglia, all'ovile, diciamo. E lì sono tornata ad essere, anche per i miei genitori, una figlia. Mia figlia era la figlia di tutti. Insomma, ho dovuto affrontare una serie di problematiche, anche forti psicologicamente, sia io che mia figlia. Mi sono lasciata andare completamente. Questo peso mi ha dato un problema fisico. Non ho camminato quasi per 2 anni, ho dovuto mettere le protesi alle anche. Il mio difetto è che dopo un po' mi avvilisco. Hai fatto tutti questi sacrifici, hai perso 10 kg, ma però... Ma il concetto è, perché li vedi come sacrifici?
Io vedo sacrifici perché magari non mi sento libera, per esempio, allora io sono pizza dipendente, diciamo questo, solo pizza, mi puoi mettere qualsiasi altra cosa, pizza dipendente, allora è una cosa psicologica, appena anche solo la parola, no, dieta, mi fa immaginare pezzi di focaccia, pezzi di pizza, eccetera. Vorrei avere più polso, che ne so, andarmene via da casa con mia figlia. Vivi ancora con i tuoi genitori? Sì, perché mio padre è morto, siamo io, mia figlia, mia madre che ha l'Alzheimer e quindi non la possiamo lasciare da sola, tanto e mia sorella, e ci alterniamo. Ed è una situazione pesantissima. Come mai ti sei commossa? Perché io ho accuditi ai miei suoceri, prima mia suocera per 20 anni e poi mio suocero che è finito ad ottobre, che aveva la demenza senile. Scusa, è dura perché le persone poi tornano a essere bambini, ti riconoscono, non ti riconoscono, è proprio faticoso mentalmente. Anche una via di il cibo diventa a volte anche una via di fuga. Io in Albania ho sofferto molto di fame, siccome noi siamo 13 figli, tra cui 8 dei miei genitori, 5 sottrovatelli. Mia mamma quando tornava dal lavoro prendeva nella mensa dell'ospedale, ci prendeva qualcosa da mangiare e ce lo portava a noi. Ero campionessa di 42 km, di 5.000 e 3.000, però ero una lice, magrissima. Ho cominciato che tenevo 5-6 anni fino a 17 anni prima di conoscere mio marito. Poi conoscendo mio marito, poi dopo mi sono persa. Lui mi diceva ingrassati, 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 un poco. Facevi sì, ma non riesco. Poi sono rimasta incinta e dopo che sono rimasta incinta ho partorito, però durante la gravidanza ho preso 30 kg, 32 kg ho preso. In qualche modo abbiamo pensato che unirvi, abbiamo la possibilità di unire dei concorrenti e farlo diventare un unico concorrente, possa essere la soluzione a questo caos che ci avete lasciato. Quindi verrete, se, chiaramente se vi fa piacere, all'ultimo casting dove sceglieremo i 10 concorrenti come unico concorrente, perché in te c'è un aspetto adultizzato, genitoriale, controllante. In te c'è questa bambina vispa che è molto divertente ma che ha bisogno di alcune regole. Diteci se vi fa piacere partecipare come unico concorrente e poi nel prossimo casting decideremo se prendervi o no. Ok. Da oggi dovrete frequentarvi e poi vedremo se in te c'è più serietà, più rigidità e in te c'è più divertimento. È la volta di tre donne belle, forti, desiderose di vittoria. Antonella, Gaia e Adriana catturano la scena. La scelta dei coach le lascerà senza parole. La nostra TikToker! Questa sono io. Dobbiamo aprirlo ora? Sì. Vedo della pittura e dei chiodi. La scelta dei colori? Il rosso. La scelta dei colori, quelle sono le mie ferite. Sono tutti i graffi che ho. Però in un angolo c'è un raggio di sole, quella è la mia speranza. Ho pensato che non so se io sono nel posto giusto a questo momento, ho paura che mi posso far male ancora. E cosa che ti porta a dire, io non quasi come a dire io sto qui ma non so se voglio esserci? Perché ho paura di farmi male, nel senso che dato che sono stata, posso usare la parola, giudicata, no? Da come mi sono presentata, quindi con una beauty routine. Le nostre parole? Un po'. Noi abbiamo ripetuto quello che tu hai detto, però. Sono io che mi pongo con la mia corazza luccicosa, così, no? Non sei abituata a qualcuno che si prenda cura di te? No. È questo il punto, no? E penso che questo sia il tuo nudo, che noi ti abbiamo accolto. Abbiamo cercato di smascherare un po', si è usato proprio il termine maschere con certo. Te, no? In qualche modo. Tu chiaramente non sei abituata a essere amata, a essere accudita. Assolutamente. Ti presenti come una donna forte, lo sei sicuramente, però il problema... Oh, sei forte, lo devi diventare. Sei respingente, sì, ok.
Adriana, tutti noi possiamo raccontare i nostri drammi della nostra vita, sì. Però questa è un'opportunità di avere delle persone che vogliono prendersi cura di te, e noi abbiamo voglia di prenderci cura di te, però c'è molta teatralità. E questo va bene soprattutto in un percorso psicoterapico, quindi io e te fuori da qui o tu con un altro psicoterapeuta faresti scintille a botte o impareresti in qualche modo ad essere amabile? Ma questo tuo atteggiamento non ti rende amabile, e so perché, perché sei abituata a dimostrare che ce la fai nonostante l'aiuto dell'altro. Noi siamo qui e vogliamo aiutarti. In questo momento sei abituata a essere ferita, ma hai anche ferito le persone. Sicuramente, involontariamente forse, perché non di solito... Anche volontariamente, perché sei arrabbiata. No, però vieni qui... Volontariamente, posso dire, anche l'ironia della sorte, alla persona che mi ha fatto più male, anche potevo dire cose che l'avrebbero ferito, ma era la verità, non l'ho fatto, perché sapevo di fargli del male, nonostante mi avesse massacrato. Beh, gli dedichi TikTok, quindi... Se vuoi parlare anche un po' dell'aspetto nutrizionale del fitness. Se mi fa mangiare ogni tanto delle patatine, sì. Secondo te devi prendere peso o togliere peso? Allora, io ho perso moltissimi chili e a fatica ne ho ripresi 4. Io ho perso 16 chili. Quindi cosa chiedi ad Assia? Forse di rimanere in questo peso, non, perché continuo a vedere, io adesso sono ossessionata dalla bilancia che scenda il peso. Però io, anche io mi sento come Massimiliano colpito, in senso negativo, perdonami, cioè perché comunque io ho usato, mi ricordo benissimo la parola maschera. In questo momento io ho una maschera, perché nella vita non sono un giudice, cioè non devo giudicare nessuno, cioè non sono nella posizione di, fin quando una persona non ferisce nessun altro, di porre nessun tipo di giudizio. Quindi il discorso della maschera, che a volte uno deve lasciare cadere, perché in un percorso come il mio, no, io ho bisogno di creare questa empatia. Se ho una maschera divento un esecutore, tu sei lì, ti scocci, ti annoi, non va bene. Quindi prendila in questo senso qua, come delle persone, come diceva Massimiliano, che in qualche modo ti hanno semplicemente teso la mano, perché tu hai ricevuto 3 sì l'altra volta, per aiutarti forse iniziando proprio a abbassare quella maschera, ok? Siete 3 donne forti, vi abbiamo accomunato per questo. Penso che di pancia, no? Quello che vi è arrivato di Adriana, penso che a lei serva ascoltare un po' di più anche la vostra opinione rispetto a quello che è successo. Diciamo, qua tutti quanti abbiamo una vita difficile alle spalle. Se riesci guardando lei. Abbiamo tutti quanti una vita difficile alle spalle. Io alla mia giovane età però non amo fare pena. Ho parlato, diciamo, in maniera passeggera del mio problema alimentare in adolescenza, ma quello era soltanto, diciamo, un problema, come dire, molto molto banale, perché ho avuto cose molto forti, diciamo, mi sono successe, e tutti quanti siamo fragili, e dobbiamo indossare una maschera. L'unica cosa, penso, che non bisogna incattivirsi. La vita è difficile, è complicata, bisogna viverla. Io cerco di viverla in maniera, ecco, la mia maschera è quella di essere leggera, che non significa essere superficiale. Se io devo dire la mia, io trovo che siamo molto fortunate invece a stare qui. Io sono molto felice perché mi sento a casa, perché ho avuto modo questa settimana di studiarmi un po' le persone che stavano dietro, perché sono una persona che approfondisce, e sono persone molto attente, profonde e competenti, quindi io mi sento a casa. Come stai? Nel senso, questo, quello che ha detto Antonella, ci sta. Come stai? Io? Come stai in questo momento? Io molto nervosa. Sono molto nervosa. Perché? Perché se qua dobbiamo incominciare a parlare di quello che ci è successo nella vita, non solo quello che io faccio nei TikTok, e che non è la cosa più importante per me, quella. E quella è una cosa, perché per me mi è servito alzare un muro con lui. Sì, ma noi qui eravamo ingordi di portare luce, noi portare luce a tutte le tue aree buie, non tu mostrarci la tua luce. No, infatti okay? Io... Perché sei una lucciola in questo, assolutamente, non sei una lanterna. Se io avessi okay. voluto mettere a nudo e fare spettacolo, tra virgolette, avrei... Mettersi a nudo non significa necessariamente fare spettacolo, significa aiutatemi. E tu hai una resistenza. Con calma però. Non possiamo aspettare i tuoi tempi. Abbiamo dei ruoli. Noi dobbiamo accudirti e tu devi lasciarti accudire. Tu hai resistenze.
fatemi le domande. No, salve, buongiorno. Da, io vi ho, no, non vi ho pensato, cioè no, vi ho pensato, ho pensato solo una cosa. Se ho capito bene, l'altra volta avevate detto che avevate delle remore perché non ero, no, cos'era? Che non ero, che avevo bisogno di aiuto piuttosto che essere motivata. Allora io ho pensato solo una cosa per difendermi. Considerato che il programma si chiama Prenditi cura di me, quindi quando io l'ho visto ho detto il programma per me, perché se si prendono cura di me può essere che io riesca a prendermi cura, cioè ho bisogno di essere aiutata, è vero, perché l'altra volta mi hanno detto che io avevo, era più una richiesta d'aiuto piuttosto che una, eh sì, non posso negarlo, è una richiesta d'aiuto. Questo desiderio di affidarsi, Assia? È bello perché comunque effettivamente uno è come se annullasse tutto quello che c'è di precedente e come se fosse aperta, no? Tutto quello, vedi il concetto che diceva Massimiliano, il fatto di affidarsi, di sentire, di non pensare a noi come tra virgolette giudici, ma anzi a persone che ti possono dare un quid in più. Voglio presentarmi qui come un foglio bianco e darmi l'occasione di ricominciare da me stessa, dall'inizio, attraverso voi, di occuparmi di me e trovare il mio equilibrio. E mi sento fortunata perché siete persone tutte, ognuno differente, strapreparate, attente, profonde e quindi a cui io sono felice di affidare me stessa. Però in cosa poi dovremmo aiutarti singolarmente? Ognuno di voi mi può aiutare in tantissimo, in tutto ciò che avete dentro, in tutta la vostra preparazione, mi può aiutare in tutto a ritrovare il mio equilibrio e a rinascere. Ho bisogno di rinascere. Ok, allora giusto per chiudere un attimo quello che è successo qui, per darti anche un attimo una possibilità di continuare ad avere la giusta attenzione, io ho inserito qui dentro una cosa che per me è molto importante, che mi è stata data stamattina. Io sono uno che quando ricevo il regalo lo conserva, anche se è qualche cosa che invece non andrebbe conservato. Allora voglio un attimo dartelo e capire cosa poi scegli di fare rispetto a questa cosa, di modo che ti ritornerà da parte nostra un accudimento e non una... Fai tu, io scelgo di dartelo ora e... Eccentrici sì, ma mai fuori luogo. Mm? Eccentrici sì, ma mai fuori luogo. Non a caso, no? Non a caso. Io penso di essere più eccentrica. Meno male, iniziamo a dimostrare un po' di vulnerabilità. No, nel senso che comunque so di esserlo, nel senso che... È anche un po' fuori luogo, lo sai. Allora, una provocazione. Qualora noi dovessimo scegliere, voi due, faccio questa domanda, di rendervi un unico concorrente, siete di pancia, siete sincere, vorreste stare insieme o vorreste accogliere anche Adriana? Cioè, sì, no, cioè, okay. Mi dispiace, no, ma perché lei ha una enorme sofferenza dentro, però è vero, ti poni male, provochi più una cosa di antipatia piuttosto che con questo atteggiamento. No, non metti l'ansia, perché io sono ansiosa di mio, non più di ansia di così. Però è importante dire che chiaramente anche questa volta susciti un'emozione che non sarebbe quella sana. Cioè questo è un invito a riflettere. Proprio colpo di scena, Francesca Librano e Stefano Bollo finiscono al social voto. 10 giorni di click e la scelta improvvisamente si ribalta sul social network. Tra i due passerà chi avrà raccolto più like. Una sfida nella sfida che ha il sapore della community. Entrambi sono agguerriti e pronti a tutto per vincere. Io sono felicissima di questa seconda opportunità. Spero che mi votano tutti, tanti. Che vinca, non il migliore, quello, ma il più votato, sì. A
Anna, Tonia e Federica portano in TV un tema speciale, quello della solidarietà femminile. Diversissime tra loro dimostreranno tutta la loro voglia di esserci in questo viaggio, tra le emozioni, perché la chiave per un buon ascolto non è la tecnica, ma è il desiderio. Ci credo, cioè credo in questo percorso perché appunto non sono una persona costante, magari avendo tante persone che si vedono cura di me, forse ci potrei riuscire in un certo senso. Nulla, vorrei, anche se qualcuno non si fidava di me per l'alimentazione, in realtà è un problema che sto affrontando, perché io non riesco a essere proprio costante nei miei pasti. Cioè, hai pensato, diciamo, questo periodo che non ci siamo visti? Che avrei bisogno di te. Vorrei perderli di questi 5-6 kg, ma proprio perché io quando mi guardo allo specchio tu non mi piace. Dove vedi l'accumulo? Dov'è che non ti piace? La pancia? Posso vedere? No, vergogna. Così. Una persona non è stata scelta perché non l'ha mostrata. No, ma perché? Cioè, io qua. Io ho difficoltà anche a stare nuda davanti a un uomo. Cioè, è una cosa che non mi piace. Io non mi piace il mio corpo. Cioè, se qualcuno mi tocca, dico, perché mi tocchi? Non è nulla da toccare. Cioè, non è bello. Io questo non lo voglio più permettere, diciamo. Ma anche se qualcuno mi dice, ma lo vedi solo tu. Ok, lo vedo solo io, vorrei non vederlo più. Oggi ti sento un po' più aperta, sì. Cioè come se avessi riflettuto, no? Sì, sei un po' più te stessa. Che è successo in questi giorni? C'è cose varie, nel senso che è tornata una persona, quella persona di cui parlavo l'altra volta è tornata, mi ha dato il colpo finale, se n'è andato. Che significa? È tornato, mi ha dato un colpo finale? Tornato, mi è illuso che di voler tornare con me, però la solita storia è stata: tu non sei la donna, io ho vergogna di te, tu non sei la donna che io mi metterei vicino, non sei la donna adatta ad un fidanzamento, tu. Solite parole brutte. Questa persona si vergogna di te, ma tu che provi verso te stessa? Non ti guardi allo specchio, no? Esatto. Ti dà fastidio che gli altri ti tocchino. Mi sento un errore, no? Persone che non stanno con me perché ho vergogna di te. Sì, forse la parola vergogna è quella che più mi descrive. Non la voglio più provare. Ma quando guardi allo specchio cosa vedi? Un errore. Una cosa sbagliata. E non mi va. Per o cambi specchio o cambi persone. In che senso? O cambi specchio, e quindi il modo di guardarti. Devo cambiare il modo di guardarmi. O scegli altre persone che non ti facciano sentire più in errore. No, io non mi devo sentire più in errore. Ma però... ora che dico questo, che provi? Cosa? Rabbia. Ah, ok. Perché? Perché è come se tu non ti fidassi di me. Non mi fido. Lo perché so. Non sei costante. È una cosa che troppe persone. Ti fidi di te? Un po'. Vorrei anche fidarmi più di me stessa. Cioè, perché poi tu dovresti fidarti degli altri se sei la prima a non essere affidabile? Devo lavorare su questo, cioè io lo dico sempre, io mi metto molto in gioco, cioè io sono la prima... Il punto è, Federica, che tu da un lato persone che possono aiutarti e dall'altro lato persone che invece ti fanno vedere come uno sbaglio davanti allo specchio. Esatto. E tutte le volte che hai avuto la possibilità di avere persone che vogliono prendersi cura di te, no, scegli automaticamente quegli altri. Sì. Quindi questo significa che se tu passi il prossimo casting o dovessi entrare, lo sguardo deve essere solo verso di noi, non verso le persone che ti fanno del male. Lo so. Ok? Però io ci arrivo piano piano, vedi, magari la volta ma scorsa. Ma i treni passano sempre quando proprio vogliamo. Già sei fortunata che sì. Hai tante occasioni, no? Tu vedi sempre le cose che non vanno, però non riesci a vedere quelle che vanno. Innanzitutto volevo ringraziarti. Grazie. Per lo spunto di riflessione che mi hai dato la scorsa settimana, perché è vero che mi sono presentata la prima volta perché mi hanno un po' spronata a farlo, ma adesso ci sono qua perché ci voglio essere. Io sono una persona, insomma, sempre gentile, amo la gentilezza negli altri e quindi quello che appare di me è sorride, sta bene, insomma è una persona curata, quindi non ha bisogno di nulla, magari ce la fa da sola. Questo è vero perché sono anche una persona forte, determinata. Però diciamo negli ultimi 5 anni ho avuto diversi dispiaceri, il primo dei quali è stata la perdita di mio padre, dopo la quale ho approcciato alla terapia, quindi ho fatto psicoterapia per un breve periodo perché ho avuto una depressione post-traumatica. Vivo la sensazione di ce la devi fare, hai coraggio. Da ultimo maggio scorso è arrivato il Covid in casa mia. E ho visto mio marito, insomma, veramente male, siamo riusciti a tenerlo a casa
a stento, ma anche lì ho avuto il Covid anch'io, ma io dovevo reagire per la famiglia, dovevo combattere, contattare i medici. Ti senti abbandonato, solo, devastato, ma tu non lo puoi raccontare. Mi chiudevo da una parte, magari piangevo da sola, ma dovevo dare coraggio a tutti. E quindi mi sono trascurata, ho iniziato a non farcela proprio, a curare me stessa, come se dire, vabbè, io inizio a pensare a me, ma poi ci sono gli altri prima, no? Amo lo sport, l'ho detto la volta scorsa, lo confermo, ma quello che mi piace e quello che mi aspetterei dal percorso non è il fisico bello, chiaramente con età rispetto a lei che è giovane magari, ma è la sensazione di benessere che lo sport mi trasmette. Ho fatto anche brevi percorsi, insomma, di allenamento, ma non riesco a portarli a termine. Questo sono io. Siamo carichi noi, eh? Tu sei sempre stata guardare, una ragazza sorridente. E da un po' di tempo a questa parte non più. Sono sempre stata quella simpatica che faceva ridere nel gruppo. E adesso non più, e adesso vorrei di nuovo tutta quella carica che io ho sempre avuto, perché io ce l'ho. E ce l'ho fatta sempre da sola e adesso non riesco, per questo sono qui, perché ho bisogno di una carica in più, di un aiuto. Ho notato già un piccolo cambiamento, sia nel vestiario, nel trucco, cioè quindi questa voglia di rinascita, e quindi sono sicura che comunque nel caso, parlo nel mio campo, saresti disposta a seguirmi sotto il profilo dell'alimentazione, e quindi anche il vedere dei risultati dal punto di vista fisico aiuterebbe questo tuo cambiamento. Da parte mia gli strumenti posso offrirteli, però non sono proprio convintissimo, ti dico la verità. Poi ne parleremo poi successivamente con loro e prenderemo una decisione. Vuoi dire qualcosa tu a... Volevo dire a lei, sì. Tu sei completamente persa adesso, cioè sei con la testa in un altro posto. Siamo noi che scegliamo, non sono gli altri, ok? Perché tu ti riferivi al fatto che una persona era tornata, che comunque ti aveva... Tu gli hai permesso di entrare, tu gli hai permesso di trattarti in quel modo. Inizi a capire perché fai avvicinare questa persona, perché pensi di non poter meritare di meglio intorno a te. Ma non è così. Cioè, lo vedi nella storia di una tua amica, lo vedi nelle storie di Tonia, che è sposata, anche lei è sposata, vivono la loro vita tranquillamente. Hanno avuto delle delusioni, come tutti quanti noi. Io non ti consento di essere altrove, tu devi stare qui. Io voglio un attimo vedere, abbracciandoti, visto che tu non hai il contatto, voglio vedere un po' come rispondi all'abbraccio. No, fammelo vedere in qualche modo. Francesco, posso chiederti di... posso usarti, no, per vedere? Sì. Non ci riesco, giuro, non ci riesco. Abbracciami come abbracceresti tua figlia. Meglio che piangi, che almeno ci stai in quel dolore. Pensavo di trovare meno persone. Ok. Uguale, normalissimo. Ok. Niente, sì, io sono partita da 83 kg, poi ho fatto una dieta, sono arrivata a 58 kg. E ho iniziato da lì a fare la modella over. Ho sfilato in vari posti d'Italia. Sono stata anche da Barbara D'Urso, perché facevo la panterona partenopea insieme ad altre quattro donne. Che cos'è la panterona partenopea? Non guardiamo la D'Urso. Quattro donne che praticamente niente. Abbiamo fatto anche una canzone. Già delle altre esperienze. Sì, sono stata da Barbara D'Urso, ho detto a pomeriggio 5. Come mai ti emoziona questo contesto? Perché non te l'aspettavi? No, non mi aspettavo tante persone. Mi aspettavo... No, perché non sei abituata. No. Però aspettavo un'unica persona, quindi è stata una... Quindi poi praticamente ho iniziato ad ingrassare. Adesso peso 65 kg. Quindi non riesco a smaltire. Quando sto a dieta... Ma tu vuoi dimagrire per fare di nuovo la modella? Sì. Ah, per questo? Sì. Ma perché ti piace? No, o per perché ho un armadio pieno di abitini che mi dispiace tantissimo che siano lì.
Quali sono gli abiti di una pantera? Quelli leopardati. Scusami, eccoli. Quelli leopardati. Perché dovremmo sceglierti? Esiste anche un personal trainer e uno psicoterapeuta. Che facciamo? Girami i pollici? Cioè, l'aspetto terapico e il fitness, che ne facciamo? Io odio il fitness. Buonasera. Noi siamo molto carichi. Tu ricordi che l'altra volta avevo le mie riserve con te, no? Certamente. Cioè, ho detto di sì perché volevo vedere loro fino a dove potessero arrivare, certo, con te. Le mie motivazioni sono sempre le stesse: di mettermi in forma, cercare di trovare dei risultati, avere dei risultati che non sono riuscito a trovare negli ultimi anni, sia per quanto riguarda un allenamento, ma anche per una dieta. Io mi metto in gioco, io sono qua, convinto della mia decisione, consapevole di quello che dovrò affrontare e forte del fatto di esserne in grado. A tutti piace essere aiutati, no? Certo. Però non si evince molto, capito, una carica emotiva. Ma in un unico appuntamento, in due appuntamenti, non so quanto possa essere possibile. Parlare di opportunità, parlare no, di... Dico che in realtà è stato proprio possibile, anzi, ci sono proprio le persone che anche in una volta che abbiamo conosciuto e si sono aperte proprio perché avevano voglia di aprirsi, certo, no? Cosa che non vedo in te. Per quanto mi riguarda, la parte nutrizionale è fondamentale perché, come le ho detto l'altra volta, ho trascorso un periodo un po' particolare della mia vita, no? Ho perso il lavoro, mi sono messo in gioco, però ovviamente se ne sono date tante energie per fare una cosa del genere, non è facile. E ad oggi ovviamente mi trovo a fare un lavoro dove mi alimento male. A che hai pensato in questa settimana? Mi piacerebbe rimettermi in gioco la mia persona, proprio la mia personalità, essere aiutato anche a risolvere probabilmente dei miei cassetti bui, che quello ovviamente ti dà ancora la spinta ancora di più, no? Per andare avanti nella vita. Che hai nei cassetti? Eh? Che hai nei cassetti? Ovviamente, sicuramente delle piccole... Se non ci si libera dalle riserve, per quanto giustamente, come diceva anche Salvatore, sia difficile, il problema è che poi bisognerebbe pensare, capito, che quello che noi abbiamo dentro, che magari ci crea dispiaceri o malessere, eccetera, certo, se non siamo capaci di tirarlo fuori adesso... No, ascoltami, poi mi dici tutto. Il sentirsi chiusi, bloccati nel proprio spazio, ma giustamente, perché magari non è semplice, non è facile, però poi implica la possibilità di essere coinvolti in un casting che, come diceva Anna, che non aveva ben inteso, ha comunque un senso, capito, di rinascita per i protagonisti. Assolutamente. Cui abbiamo avuto persone che hanno fatto un primo casting, sono venute, e che erano in dubbio e sono state confermate rispetto ad altre invece che sono passate per esempio con 3 sì, perché in questa settimana, perciò Simonetta ti ha fatto la domanda, si sono liberate e hanno avuto paff, ma non so se è il coraggio, se sia scattato una molla, certo, qualsiasi cosa, si sono liberate e hanno tirato fuori delle storie che dico, ognuno ha la sua storia, ma c'erano, certo, delle storie dove io mi sono immaginata al posto loro, sei, certo, in grado mai di raccontarla. Assolutamente. No, io ovviamente, come le dicevo la volta scorsa, non ho trascorso una bella infanzia. E, diciamo, i miei genitori litigavano sempre, mia mamma andava via di casa. Dunque, tutto questa cosa ovviamente ha segnato, mi ha segnato tanto, no? E a volte ovviamente emergono queste cose, no? Emergono anche nei confronti dei miei figli, no? Lavoro tanto, mi sforzo tanto per cercare di essere un buon padre, però queste cose purtroppo ce l'ho dentro, no? Al momento non ci sono persone che vogliamo portare avanti, ok? Per il semplice fatto che non abbiamo proprio visto la motivazione. Ah no, tu, diciamo, sei sconnessa e mi piace questa cosa. Al momento, io ti dico sì, perché credo che abbiamo dato possibilità anche ad altre persone che come te hanno avuto delle difficoltà o erano sconnessi nella vita, e quindi sento di darti una possibilità anche a te di rivederci
brava però di avere tre sì. Catapultata qui con la voglia di cambiare un po', e adesso penserai anche tu se hai voglia di interfacciarti non solo con me, diciamo che la parte nutrizionale ed è quella che poi tu ambisci di più. Io sto cercando di capire i ruoli vostri. Sì, ma anche con loro. Dal mio punto di vista, normalmente io ti direi di no, perché ovviamente mi sento pure un po' anche nel rispetto del nostro ruolo e di quello che facciamo, no? Però in questo caso qua, visto che è stato un primo incontro, mi sei simpatica in un certo senso, che comunque abbiamo dato opportunità anche ad altre persone, io ti dico sì, però la prossima volta porta delle motivazioni, ok? Voglio vederti leopardata. Ogni casting in questa prima fase diventa sessione d'incontro tra persone che si scoprono diverse eppure straordinariamente simili. Iano, Davide e Alex entrano insieme, ma il racconto di Iano apre una finestra su un trauma forte della sua infanzia e sul suo personalissimo rapporto con la madre. A 5 anni ho avuto un brutto incidente e ho dato per tutta la mia vita la colpa a mia madre. E ancora adesso ne pago le conseguenze perché non riesco a recuperare un rapporto che forse non si recupererà più. A quell'età si danno le colpe ai genitori perché ci devono proteggere, però purtroppo la colpa è stata mia. Ero a casa, 5 anni, mia madre sta cucinando, mi rovescio l'olio bollente in testa e svengo. Mia madre non c'è perché è andata da mia zia giù. E mi hanno preso veramente per i capelli, quelli che mi erano rimasti. Stavo solo a casa. E questo mi ha portato appunto a subire 14 operazioni dall'età di 6 anni fino ai 17. E quindi i bambini sono cattivi. Quindi adesso l'ho superato, però non mi vergogno a dire che a 8 anni, a 12 anni ho tentato di togliermi la vita. Un bambino, adesso mi fa ridere sta cosa, mi fa sorridere, perché poi sono cose che uno supera con gli anni, però a quell'età non hai i mezzi per poterlo superare. E questo mi ha portato a fare un sacco di errori nella mia vita. È chiaro che qua richiami molto però il terapeuta, però c'è anche una nutrizionista, un personal trainer. E infatti io ho sofferto di dismorfobia, di malnutrizione. Ok, come ti vedevi? Ma io non è che mi vedevo, io ero così, io ero distrutto fisicamente, avevo anche gli espansori sottocutanei perché per la ricostruzione del cuoio capelluto, 14 operazioni per l'innesto cutaneo, per infoltimento capelli, per trapianto capelli, quindi io tutte ste cose me le sono dovute creare col tempo, la sicurezza in me stesso, quello che non ho mai avuto, perché io ero sicuro soltanto quando portavo il cappellino in testa, mi sentivo uguale agli altri bambini. Ma il rapporto con tua mamma ora? È buono, ma no, io non riesco ad averlo come vorrei, perché sono andato via di casa a 17 anni perché non volevo vivere con mia madre, perché io ho dato una colpa che non ha mai avuto. Io inizio con il coach, col personal trainer. Diciamo la prima motivazione, mi vorrei aprire anche sotto un profilo professionale. Per quanto riguarda la nutrizionista, okay, la dottoressa, ci sono stati sempre causa il mio lavoro, io non ho mai avuto un buon rapporto con il mio lavoro, anche se mi ha dato tantissime soddisfazioni, ok? Quindi sono un ufficiale della Marina, eccetera, eccetera, però l'ho sempre odiato, ok? L'ho sempre odiato in buona parte il mio lavoro, e questo mi ha portato ad avere anche dei problemi alimentari, ok? Secondo me avere lo psicoterapeuta mentre stai facendo comunque un percorso per tornare ad un certo livello ed avere anche la dottoressa che fa la nutrizionista, completa il processo, non so se rendo l'idea. Io vorrei essere scelto per una questione molto semplice. Uno, per confrontarmi con te, visto che hai giocato a pallavolo, visto che comunque sei un personal trainer, per vedere cosa mi potresti dare, visto che sono anni che mi alleno e non c'è mai, diciamo, non è che c'è un percorso che dici io sono arrivato, c'è sempre da imparare. Perciò per quanto mi riguarda questa è la sfida che ti lancerei. A te invece direi, visto che in questo periodo sono un po' discontinuo e non ho più quella dedizione alla dieta, difatti faccio un sacco di sgarri perché ho voglia, ecco, non sto più come prima che mi guardavo sempre allo specchio, sarebbe una sfida per dire ma chissà se ce la faccio a ritornare a
quello che era una volta. E niente, con te mi dovrei solo aprire un pochettino più nell'intimo, perché nell'intimo nel senso di dire quello che non dico, perché sono un po' restio. Qualcosa che non hai detto e potresti dire ora, anche per riconvincerci, perché è chiaro che poi siete tre personalità interessanti. Io sto qui, non mi sono mai messo nudo e crudo come persona, ecco. Sono sempre stato taciturno, lo sono ancora, e ma di me potrei dirti, non lo so, dei fallimenti avuti sul lavoro. Dal mio punto di vista, per Davide, in realtà sì, credo che fondamentalmente questo percorso, per quel che mi riguarda, possa essere utile chiarirgli un pochettino l'idea, effettivamente una persona che ha bisogno di questa figura qua. Tu perché fai così? No? Tu dici di no? No, ti sto ascoltando. Cioè, nel senso che da questo punto... Dovete andare voi due, sì. Voi siete voi il corpo. Quindi per me sì. Invece per me no, tutti e tre. Non sono delle persone che mi sento di... cioè che mi incuriosiscono nel seguirle. Chi per un motivo, chi per un altro. Non lo so. Giano c'ha un vissuto talmente tanto particolare che comunque è troppo una situazione complessa da portare in televisione, e quindi non me la sento di dirgli di sì per questo motivo. Davide è un bravissimo ragazzo, per bene, pulito, però non lo so, anche quando diciamo, se parliamo di un reality, cioè non mi trasmette un po', non lo so, a voce bassa, non lo so, non mi incuriosisce da questo punto di vista. E Alessandro, non lo so, è un bravo ragazzo, sportivo e tutto, però come se dovesse un attimo rapportarsi al fatto che mo è cresciuto e c'è una nuova identità, e quindi è come se volesse da una parte crescere e dall'altra parte rimanere una figura sportiva, agonista di come quando era piccola. Quindi non sono delle persone poi che personalmente sceglierei. Tu autorizzi Francesco a salvare Davide? Questo è il punto. No, io diciamo che comunque per me è un lavoro di squadra, quindi tu se pensi che si possa lavorare dal punto di vista con lui, io ti appoggio, quindi per me sì, perché appoggio te però. E poi, capito, perché credo in te e mi fido che forse tu vedi qualcosa che al momento mi sfugge. Vuoi aggiungere altro? Sì, no, se volevo spiegare a lei perché, cioè per quanto riguarda questo ragazzo, in realtà il fatto che lui abbia avuto degli esempi sbagliati in qualche senso può rappresentare veramente la rinascita e il corpo in questo senso qua, quindi dal punto di vista nostro penso che sia anche interessante. Davide, tu dici? Sì. Davide, il corpo decide di salvarti. Questo perché, a differenza di quello che magari può apparire, in un certo senso gli interventi che uno fa sono un po' per indagare, per sondarvi, per provocarvi, per cercare di trarre qualche informazione in più. Nel tuo caso io e Assi ci siamo confrontati e tra i due, se dobbiamo essere onesti, sono stato più io che lo ad insistere per prenderci cura di te in questo senso qua. Decidiamo io e Rosanna, personalmente mi interessate come concorrenti, come persone, perché penso che singolarmente ognuno di voi possa dire qualcosa. Tu hai una bella storia di sofferenza, anche se la tua sofferenza tu la trattieni in qualche modo, e quella dispercezione, disregolazione, io penso che ci sia ancora in te, totalmente. Non penso che tu sia guarito rispetto a delle cose, però chiaramente sembra quasi che il professionista voglia aiutarti perché tu racconti una storia emotiva, però poi dopo dici no vabbè ma io sto bene, e il terapeuta dice no ma io sento di volerti aiutare, tu dici no però io già sono stato aiutato, però voglio essere aiutato. Quindi al momento non sento di portarti avanti, proprio perché è troppo il carico terapico rispetto alla tua sofferenza, che tu riconosci come sofferenza ma a un certo punto non è sofferenza. I meccanismi si affinano nel corso del gioco e Rosanna, il giudice speciale, ancora una volta si mette in gioco. Io ti ho salvato già l'altra volta e ti continuo a salvare. Nel tuo caso, quando ti ho chiesto anche in maniera provocatoria, questo è un gioco e noi dobbiamo anche saper giocare, tu lì
hai saputo giocare fino in fondo, sei arrivato a toccare un aspetto per te importante che è la fede. Quindi non, questa cosa mi fa fare un passo indietro, perché in qualche modo dico quanto posso giocare con lui, con Davide. E al momento io per il prossimo casting salvo te. Ci siamo confrontati, il nostro interesse in questo momento va su di te, quindi al momento passi il primo casting. Ci tengo a dire che anche tu personalmente, per la mente, rappresenti una persona interessante, ma non deve essere il personaggio. In realtà noi abbiamo deciso anche di salvare te, diciamo che io sono stata quella un po' più combattuta sul no, e quindi è come se fosse un sì con riserva, perché a me piace molto che le persone si dedicano, no? E che facciano le cose in maniera adeguata, e mi ha lasciato un po' perplessa il fatto dell'organizzazione, perché poi quella è la chiave. Quindi al prossimo casting è come se tu mi dovessi portare degli esempi di scelte che hai fatto la sera. A me piace molto l'impegno, perché io mi dedico a una persona e voglio altrettanto. E sappi che io sono una persona rigidissima. Cioè, paio molto tranquillo, molto così, però sono più calmo, ma in realtà sembro più calmo, ma sono una persona molto rigida, perché tengo molto al lavoro che faccio, ai sacrifici che ho fatto per farlo, e quindi il mio tempo ha un valore che io in questo momento sto donando a voi, anche durante questi casting qui, no? Persone vengono salvate, un voto per il corpo e un voto per la mente. Massimiliano, cominciamo dal corpo o dalla mente? Il corpo, sono curioso di vedere chi salva. Per noi ci siamo trovati d'accordo su di te, Dania. Ci piace molto la sfida, no? Di questo corpo, il mito delle gambe che non possono dimagrire, delle ossa grandi. No, in realtà ci piace l'idea di poterti, diciamo, seguire in questo percorso nella maniera in cui meriti, e quindi noi abbiamo scelto te. Grazie. Allora, ragazze, è stato difficile, perché comunque entrambi attirate in qualche modo la mia attenzione sul lavoro terapico. Da un lato è emerso questo dolore, questo trauma, io poi sono esperto nel trauma, quindi è chiaro che la mia attenzione va sul dolore. Dall'altro lato, la faccia tua un po' saccente, il fatto che hai questo atteggiamento provocatorio, di sfida, compiacente, cerchi sempre di essere seduttivo con tutti, di voler arrivare, è chiaro che, come si vede anche ora, nasconde una grandissima vulnerabilità e sofferenza. Saresti capace anche di piangere ora per strategia, quindi non piangere. Però ho fatto un po' una valutazione su il percorso, e quindi in questo momento preferisco lavorare con te perché vedo qualche cosa che più è affine un po' al lavoro di benessere di gruppo. Quindi per il prossimo casting ci sarete voi due, che è quello decisivo. Quindi tu equilibrio e tu destrutturati, perché Rosanna ancora una volta irrompe Vera nel programma, abbandona la postazione per un momento di emozionante vicinanza e umanità. E così in gioco in viaggio, nel proprio portato emotivo, ci sono anche i coach esaminatori pronti ad accompagnare i candidati concorrenti nel loro cambiamento. Ci sarai anche tu. Ma perché io ne posso salvare sempre qualcuno, quindi nonostante lui mi taccia e gli piace, perché non ci riesce quasi nessuno, vedi, anche faccio un po' la faccia antipatica ora. Ci vediamo tra un paio di settimane pure con te. Facciamo un po' di lezioni di spagnolo. Ti manca un po' di accento. We'll be right back.
abbiamo preso una decisione. Ok, guardatemi, scusate. Guardate loro. Per quel che mi riguarda, confrontandomi con Assia, siamo ricaduti sulla figura di Alessandra, perché si è apparsa diversa rispetto all'ultima volta che ci siamo visti, perché in qualche modo tu sei una che a pelle sta antipatica, però anche io sto antipatico a pelle, quindi ti capisco in questo senso qua. Credo che comunque tu abbia bisogno di noi perché ci prendiamo cura di te, anche se non viene fuori forse al 100%, no? Però questo tuo cambio dall'ultima volta oggi ci ha sorpreso positivamente, va bene? Però volevo dire una cosa, noi dovevamo scegliere una persona, però sono stata piacevolmente colpita da Rebecca e l'altra volta io ti avevo detto di no, invece oggi per quello che ti sei mostrata mi hai colpito e mi sei piaciuta, ci tenevo a dirtelo. Tu sei stata già salvata una volta e quindi l'aspettativa di oggi è che tu potessi in qualche modo darci il reale motivo, che non è ancora arrivato. Perché vuoi partecipare? Non è ancora arrivato questo motivo, perché vuoi entrare? Io voglio cambiare, io so che voi potreste aiutarmi, che avete, diciamo, come si vuol dire, le armi giuste per potermi aiutare. Perché Rebecca, se dovessi basarmi strategicamente sulla questione social, porteresti numeri, ma lo sai che a me non interessa questo perché il programma è tutt'altro. Quindi il rischio è che se poi tu non ti concedi realmente, e questo magari lo scopriremo all'ultimo casting, perché al momento passi, all'ultimo casting non significa che sei entrata. Sì. Non faccio più storie. No, questo è il life motive della tua vita, no? Questo è il problema della tua vita, che tu ascolti non quello che realmente la persona ti vuole dire, quindi tu non ascolti te stessa, ma rimandi un'immagine artefatta che fino a un certo punto magari poi crolla, non funziona più. E io sono convinto che dietro di te c'è solo vuoto e tu continui a costruire qualcosa avanti per dimostrare che ti reggi in piedi, ma poi crolli. Venite comode perché dovremo guardarvi anche spogliate, non totalmente. Avrete delle foglie. Dai! Scelte difficili, mai semplici. Ogni candidato concorrente si è saputo mettere in gioco, dimostrando di sapersi raccontare con coraggio. La scelta mia di Assia, dopo un confronto, è ricaduta su Gaia, perché dal nostro punto di vista è quella che comunque potrebbe avere grande beneficio da questo percorso. E oltre a questa cosa qui, che ripeto non escludo nemmeno nelle altre, abbiamo visto una reale forte motivazione di volercela fare, di voler andare avanti. Dovrei ripagare questa fiducia mia e di Assia. Mente. Avete tre storie belle, sofferenti con strategie diverse. Tu sei molto risolutrice, sei una che si rimbocca le maniche, sei una che anche televisivamente ha una storia da raccontare, ma hai portato tutto tranne quello. Quindi non pensavo che la tua umiltà arrivasse fino a questo, quindi complimenti. Nel vostro caso ci sono dei meccanismi che sono contrastanti e in qualche modo ci portano a riflettere, a dover trovare una soluzione. In te c'è questo bisogno. Ma come ti ho detto anche l'altra volta, c'è quasi questo meccanismo dissociativo, nel senso che vuoi che noi veniamo a prenderti e ad accudirti, però poi tu ti congeli, no? È lo sguardo spesso che si apre ed è uno sguardo spaventato, come per cercare di capire. Tu ti apri gli occhi per capire chi è di fronte e devi sempre fare questo, no? Hai di fronte delle persone che vogliono accudirti, però poi magari nel momento in cui lo riconosci non ti doni, non ti lasci fino in fondo. Nel tuo caso manifesti questa esigenza di mostrare con teatralità, in maniera anche artistica, che sei una che ha qualcosa da raccontare, ma poi racconti tutt'altro, non la richiesta d'aiuto. E so che è difficile. Noi ci siamo basati sul 10, 20, 30 secondi, un minuto di quello che voi avete detto. Quello che tu hai detto abbiamo colto. Sei stata tu a dire la beauty routine, sei stata tu a dire TikTok, ti ho dimostrato offrendoti non solo una mia poesia, ma anche una cosa che per me era importante, il bacio, che da parte nostra
c'è tutto l'amore per farti cambiare strada, però è chiaro, tu continui a andare contro la nostra richiesta di aiutarti, ci rendiamo conto, è paradossale, noi ti offriamo una richiesta e tu vai a sabotarla. Noi abbiamo deciso, ci siamo confrontati e lei passa sicuramente al casting, passerete anche voi come opportunità di potervi riascoltare, quindi è una riserva. Sentiti libera di fare quello che vuoi, basta, punto. Ed è questo, dal punto di vista credo anche terapico, un aiuto che tu puoi dare a te stessa, perché se non crei questo link, questo legame con le persone che sono di fronte a te, tu stessa non riuscirai a raccogliere quello che vuoi. Il dado è tratto e così dopo giorni di voto e tam tam sui social il verdetto è arrivato. È Francesca Librano l'esclusa. Trionfo con cascata di voti per Stefano Bollo che agguanta il suo posto per la finale dei casting in zona Cesarini. Se ha degli strumenti per poter aiutare le persone sarebbe bello farlo con tutti, però dovendo scegliere a volte vai anche a sensazioni di quello che potrebbe essere un risultato. A noi è piaciuta molto anche Tonia perché l'abbiamo vista molto decisa, motivata, soprattutto consapevole di come vuole affrontare questa sua nuova epoca. Quindi è come se fosse anche una fase della vita, Tonia, diciamo che mi piacerebbe far emergere, no? Un po' più, diciamo, una donna grande, diciamo, come affronta il rapporto con l'alimentazione e l'assetto ormonale. Sento di dare un'opportunità ad una persona che ancora non ci crede. E quindi in questo caso rivolgo la mia attenzione a Federica. Ma tu devi imparare a riconoscere due parole importanti, l'amore e l'odio, quello che dai e quello che ricevi. Non si risponde con odio, si risponde con distacco. E quando si riceve amore si rimane agganciati. Tu non ti sei ancora agganciata, no? Agli abbracci, all'amore, addirittura neanche a quella di tua figlia, che subirà in qualche modo le conseguenze del tuo comportamento. Quindi immagina di poter fare questo percorso anche per lei. Nel tuo caso mi ha colpito molto la dolcezza, il fatto che tu abbia subito messo in pratica, no, quello che abbiamo detto, una sorta di riscatto, però mi rimane in sospeso un po' un atteggiamento passivo, cioè ho capito che devo fare delle cose, ma non a tal punto da attivarmi, no, per lavorare su delle cose, perché mi hai detto il lutto di papà, però ho fatto un percorso, ho capito che devo prendermi cura di me, ma non mi sentivo tirato dentro, ok? Nel tuo caso, io l'altra volta avevo le idee chiare rispetto a te, nel senso che ti vedevo come una papabile concorrente, però oggi hai tirato fuori un aspetto molto importante su cui io non posso entrare, devo rispettare la tua decisione. Ancora una giornata di casting al Caravaggio Sporting Village, una giornata particolare perché parliamo delle semifinali. Luca, sei tornato, come è andata questa volta? È andata bene come responso, mi sono lasciato andare. È emozionante, bella, tensione, sto tutto sudato, tensione al massimo. Manterrò la promessa che ho fatto alla nutrizionista, mi cucinerò da solo la sera per forza, se no non ci riesco. Per me è stata una grandissima sorpresa, una forte emozione, sono contentissima. Colpo di scena durante i casting, le semifinali dei casting di Prenditi cura di me, perché i giudici hanno deciso di rendere una coppia. Penso che ci hanno visto lungo, può darsi che noi riusciamo a supportarci, a trasmettere ognuno all'altra quello che all'altra manca. Lei ha quella fragilità e quell'emotività che io in questo momento non ho. Hanno avuto la forza di farmi aprire e di far uscire la me più nascosta. Grandi professionisti mi possono dare una grande opportunità. Già facendo due casting mi rendo conto che qualcosa è cambiato in me. C'è stato un no, quindi questa volta con un sorriso un po' più triste.
Non posso dargli torto perché, come hanno detto loro, io ancora non sono pronto ad aprirmi completamente a loro per farmi aiutare. Già mi hanno dato una grande mano con il primo casting, quindi sarebbe stato superfluo, è giusto dare la possibilità ad altre persone. Mi sono emozionata, ho parlato un po' di me e del mio passato e ho fatto conoscere un po' di Rebecca. Ho iniziato ad andare in palestra più assiduamente, non mi aspettavo succedesse già, però sì, già vedo dei miglioramenti in me. Lei la vedo molto spumeggiante, sicuramente mi può trasmettere un po' di allegria che in questo momento mi manca. Io da Pia spero di togliermi un poco quella infantilità e prendo un po' di essere un po' donna. Sono felicissima perché è inutile, no? Uno se viene qui è perché vuole essere scelto. Ho parlato poco, ho cercato di mostrarmi motivata, ma loro non ci credo. Io ho bisogno di aiuto e ho bisogno di loro. Sono felice che Massimiliano mi dia comunque così tanta fiducia, che creda così tanto in me, più di quanto io credo in me stessa. Sono contenta perché mi sono manifestata, insomma, e raccontata per quello che sono veramente. Non è da tutti e non si può fare con tutti i giorni. Un po' incerto, non lo so, non so se sia un sì o sia un no, è rimasto un po', forse ero ripescato, forse no, non ne ho idea. Non mi hanno preso. Te l'aspettavi? Io non me l'aspettavo una cosa del genere, pensavo di fare tutt'altro casting, quindi non mi aspettavo di trovare tante persone che mi aspettassero con tante domande. Fiducioso? Sono fiducioso, sennò sarei così con il ghigno. Devo ancora esprimere tante altre cose. Sono iniziato a cambiare proprio io come persona, nel livello alimentare, nel livello psicologico e nel livello proprio fisico, forse un po' di meno, però ci proviamo. E vi lasciamo così con un sorriso, una panoramica qui dal Caravaggio Sporting Village di Napoli per questa semifinale che si chiude di Prenditi cura di me, ma vi rimandiamo subito alla prossima puntata, alla finale, in cui conosceremo i nomi definitivi dei candidati concorrenti del reality dedicato al benessere psicofisico.